Quale Maione, chiudiamo questo training camp con l'Iran con due belle prove, un pareggio, due sconfitte, ma dicevamo due belle prove. Il tuo bilancio dopo queste tre amichevoli? Beh, senza dubbio possiamo ancora migliorare tanto, abbiamo fatto tanti errori, dobbiamo dimenticare assolutamente la prima partita, o meglio, dobbiamo imparare che le partite in campo internazionale non si possono sottovalutare e noi abbiamo questo difetto che la prima partita, i primi minuti sempre pecchiamo, poi prendiamo un break e dopo è difficile recuperare. Poi la seconda e la terza partita, nonostante tante chiacchiere in giro per l'Italia, abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro quasi tutte le squadre della nostra portata. L'Iran, non dimentichiamo, che è una squadra che va a fare i mondiali. Abbiamo anche tanta gente che ci vuole bene, che ci segue con passione. E la strada è quella giusta, dobbiamo continuare così. State facendo un percorso che è iniziato già da un po', tracciamo un primissimo bilancio, anche se ovviamente è prematuro, da settembre a oggi, tutta la serie di appuntamenti fatti, che cosa hai visto migliorare in questa nazionale e che cosa ovviamente c'è ancora da fare? Io sono molto soddisfatto di questo progetto perché da quando gioco in nazionale, ormai è un po', non abbiamo mai fatto un lavoro così ampio, così grosso, tutti i mesi ci vediamo una o due volte al mese. Niente, si vedono tanti miglioramenti, Fredi e tutto il suo staff è stato bravo a integrare parecchi giovani che ci stanno dando una grande mano, ogni giorno sempre meglio, ripeto, c'è ancora tanta strada da fare, ma sicuramente la via intrapresa è quella giusta. Noi un po' più vecchi diamo una mano, cerchiamo di dare una mano, loro ci stanno sostituendo molto bene quando vengono chiamati in causa, continuiamo così.